domanda: a che serve un comune? A che serve la politica che dà legittimazione al potere di un comune? Serve a fare in modo che in quel comune ognuno possa coltivare il proprio progetto di vita. Se uno mi dicesse che significa la città del buon vivere e la città nella quale per ognuno è possibile il proprio progetto di vita, qualsiasi progetto di vita, poi il potere deve costruire una funzione che l'accolga, l'accompagni, gli dia quasi la mano fino a portarlo a realizzazione. Con questa idea noi vogliamo lavorare per i prossimi anni, fare in modo che a Pescara accada ciò che serve non solo dentro le mura, ma ciò che serve in una vasta area, financo a livello della regione. Ecco perché ci convince il dialogo positivo con l'Aquila. L'Aquila è la città capoluogo di regione e il sindaco di Pescara presenta la legge regionale per consentire questo. E Pescara è il ponte verso l'altra parte dell'Adriatico. È su questo che noi dobbiamo specificare questa straordinaria voglia di fare, di decidere, di utilizzare ciò che la cittadinanza ci ha consentito. Noi vogliamo fare in modo che in questi anni che abbiamo davanti a Pescara si leghino meglio le strutture culturali che abbiamo inaugurato. Abbiamo decuplicato le strutture culturali di questa città: il cinema Massimo, il cinema Michetti, il cinema Circus, l'auditorium. Ma voi lo sapete che grazie ai 150 anni dell'Unità d'Italia siamo riusciti ad avere 15 milioni di euro per la copertura del teatro d'annunzio, una copertura che consentirà di risolvere anche quell'altro nodo per un periodo, che è la mancanza di un teatro significativamente monumentale della città di Pescara. Stiamo lavorando per fare in modo che in questa città accadano interventi ulteriori per fare in modo che non ci sia il difetto di percezione di sicurezza che tutti i cittadini pongono. E questa è l'altra faccia della medaglia di una città molto cercata. Per fare in modo che la sicurezza venga percepita, combineremo meglio i nostri vigili urbani, la polizia, i carabinieri e le altre forze dell'ordine, dando realizzazione anche a Pescara a quel patto della sicurezza che ha visto impegnato Leonardo Domenici come sindaco di Firenze e presidente dell'ANCI. Utilizzeremo la tecnologia, ci daremo da fare. Faremo in modo che a Pescara sia vivibile ogni ora della giornata in ogni parte di città. Ma anche qui, vi ripeto, non sono le divise che faranno in modo da scacciare l'insicurezza, da bloccare le opportunità, diciamo, di pericolo nella vita individuale e collettiva, ma è la vita, il degrado che viene rimosso. Dobbiamo fare in modo che accada il lavoro, l'economia, la cultura. Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, che è stato uno di quelli che è riuscito a fare, in una realtà molto difficile come era Catania, ha fatto in modo che le periferie rinascessero grazie a questo programma che ha portato dovunque il lavoro, la cultura, l'attività formativa, e poi naturalmente si è incassato il risultato che ogni angolo di Catania è stato negli anni suoi un angolo di sicurezza, di serenità e di convivialità. Lavoreremo molto, cari cittadini. Fidatevi che tutto quello che voi ci consentite come fiducia la ritroverete con gli interessi, perché abbiamo quella idea che ho detto ad alta voce. Abbiamo molta voglia di spingere in avanti questa città. Sarà una città nella quale l'Adriatico è come se fosse il sangue delle nostre vene. Ho chiesto prima a Predrag Matvejevic di fare in modo che a Pescara si possa tenere un grande appuntamento annuale, una specie di festival dell'Adriatico che consolidi questa matrice, questa volontà, questa intensità che noi sentiamo con il mare. C'è un'intenzione anche della nostra università e di quella di Spalato di radicare, di edificare anche una esperienza accademica che approfondisca l'Adriatico, quello che ci può dare, quello che ci può raccontare, quello che ci può favorire. E Predrag, sono convinto, non si tirerà indietro. Faremo in modo che in questa città i bambini si troveranno a loro agio. Faremo in modo che in questa città si attivi un programma di attrazione di investimenti. Investimenti che non potranno trovare realizzazione nel tenimento di spazio che è insufficiente, contenuto dalle nostre mura.
lavoreremo per i comuni che hanno più spazio e noi svolgeremo una funzione di supporto. Penso ai comuni della Val Pescara, ma penso a quei comuni non solo per coloro i quali si devono insediare operativamente, produttivamente, penso a quei comuni anche per dare una risposta a quei pescaresi che si aspettano la casa. Ci sono 900 domande per avere l'alloggio da parte di 700 bisognosi che non hanno nulla e di 200 persone che hanno qualcosa e vorrebbero avere qualcos'altro per riuscire a fare da soli il tetto per la propria famiglia. Su questo noi siamo stati innovativi. Abbiamo consentito un programma nel poco spazio che avevamo a Pescara, che le famiglie che avevano qualcosa, aiutandole noi con quello che noi potevamo metterci, hanno potuto attivare un cantiere per fare loro, con le loro mani, il tetto per la loro comunità familiare. Attiveremo un programma nei prossimi 12 mesi che ci consente di dare una risposta concreta ai tanti che sono in attesa della prima abitazione. Ma dentro questa politica della prima abitazione c'è anche la nostra attenzione fiscale. Come mai a Pescara l'ICI è la più bassa d'Italia per la prima casa? Questo fa il paio con l'ICI che noi abbiamo ritoccato per coloro i quali hanno il possesso della seconda e della terza casa. Massima trasparenza anche su questo. Il programma di investimenti che noi abbiamo realizzato è stato il frutto di una copertura economica costruita insieme. Cittadini, inventiva amministrativa, liberalizzazioni, coinvolgimento della finanza privata e bancaria. Tutto questo ha fatto in modo che in 5 anni voi poteste toccare con mano tutto quello che è stato fatto in questa città. A chi mi dice, sindaco, però sotto casa mia c'è ancora un problema. C'è una strada a Pescara che si chiama Via De Blasis. È una stradina l'unica, l'ultima, rimasta non depolverizzata, direbbe un presidente di provincia in esercizio. Sistemeremo anche quella strada. Non è una strada comunale, è una strada privata di uso collettivo. Quante ne abbiamo sistemate da questo punto di vista? Anche lì, declinando un'idea del potere che è quella che vi ho detto. Leonardo, io sono l'unico che forse può ad alta voce dire grazie al ministro Bersani per quello che ha fatto in tema di liberalizzazione. Perché ai programmi TV nazionali si vede la storia dei tassisti, la storia delle medicine, e non lo so fino a quando questo arriva alla cittadinanza, soprattutto se c'è una ricostruzione non sempre bloccatamente pornografica della realtà. A Pescara noi abbiamo fatto, in linea con la norma di Bersani, esattamente l'incasso della modernizzazione come diritto in più per le cittadinanze che se l'aspettavano. E vi dico il fatto concreto del quale vado assieme alla mia giunta, alla mia maggioranza, ai dirigenti, chiarissimo. 6.186 famiglie che si fettavano del riscaldamento ad opera del metano erano prive l'altro ieri, oggi sono in buona parte già servite, dopodomani servite tutte. 6.186 famiglie servite gratuitamente con uno dei principali beni che consentono di stare bene dentro casa, il caldo, il riscaldamento. Lo abbiamo fatto a costo zero, applicando una norma, la liberalizzazione, cioè la competizione tra gestori precedenti e gestori che lo volevano fare nel futuro. Li abbiamo messi in competizione. Chi ha vinto la gara si è fatto carico di servire. Anche lì, innovazione, coraggio, determinazione, consapevolezza. Non mancano le difficoltà, non mancano le trappole, non mancano le pozzanghere, le buche. Quando si ha però una squadra affiatata, unita, quando si ha la consapevolezza che quello che c'è da fare va fatto, anche le buche vengono riempite, anche le pozzanghere vengono scavalcate. Quello che vi assicuro che in questa città troverete anche per i prossimi anni una grande pagina di coinvolgimento privato con responsabilità sociale per esperienze avanzate di solidarietà.